Sono passati 2 mesi dal 7 ottobre, da quando è iniziata l'offensiva di Israele contro Hamas in risposta agli attacchi del gruppo estremista, con centinaia di vittime e decine di ostaggi rapiti. Le forze israeliane stanno concentrando le operazioni a sud della striscia di Gaza, dove si ritiene si nasconda una sospetta mente di Hamas, e stanno spingendo i civili già sfollati a fuggire di nuovo. I palestinesi sono sconfortati. Stiamo soffrendo da 2 mesi di guerra, siamo stati sfollati dal campo di Shati a sud e la situazione peggiora ogni giorno. Non ci sono beni di prima necessità e non c'è una soluzione politica all'orizzonte. 2 mesi in strada, spostandoci da un posto all'altro, da una parte all'altra. Sono stati 2 mesi più duri che abbiamo vissuto nella nostra vita e abbiamo perso molto in questi 2 mesi, dai nostri soldi ai nostri figli, a noi stessi. All'inizio del terzo mese, arrivati a Rafah, ci stiamo spostando da un posto all'altro, nella zona di Khan Yunis. Stiamo morendo qui, senza nemmeno bisogno di razzi e bombardamenti. Siamo già morti, morti di fame, morti di sfollamento. Volete fare un altro sfollamento? Dal 48 ad oggi abbiamo vissuto nello sfollamento, nelle guerre, nei bombardamenti. Cosa volete ancora? Cosa volete dal popolo palestinese?